C'era una volta un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico. No, scendeva un'altura qui, un paese più alto dei dintorni, non so. Da Nosi a Conversano e andava a lavorare. Ogni mattina con la sua 500 passava da una curva abbastanza pericolosa, era una stradina piuttosto secondaria. Allora, ascoltate, è la versione moderna della parabola del buon samaritano. Un giorno, passava sempre verso le 8 da quella stradina, un giorno un incidente stradale, si ferma, Dio buono, c'è un uomo che sta boccheggiando sulla strada, lui esce dalla macchina, dalla sua 500, tira fuori le bende, gli fascia le ferite, gli mette un po' di disinfettante, ce l'aveva lì nel portabagagli. Ma vede che quest'uomo continua a perdere sangue, allora lo prende, però era abbastanza grosso, lo prende, lo trascina lì, lo mette nella sua 500, riesce a stento a chiudere, via, sparato verso l'ospedale. Arriva all'ospedale a tempo, riesce a salvarlo, meno male, tutto felice e contento. 4-5 giorni dopo andava a lavorare, sulla stessa curva un altro incidente, stavolta erano due fuori di strada, uno era sbattuto con la testa. Ne prende prima uno, quello più grave, lo porta all'ospedale, poi torna, prende l'altro, lo porta all'ospedale. Comunque, quando arriva a Conversano sul posto di lavoro, il padrone gli fa uno di quei cicchetti, non devi farlo più, non sei un infermiere. Ogni 3-4 giorni, su quella curva, ci doveva essere una ragione. Su quella curva, molto pericolosa, un incidente. Allora, che fa quest'uomo, questo buon samaritano? Dice, domani sera vado dal parroco e dico che convochi il consiglio pastorale della Caritas. E difatti, la sera dopo, tutto il consiglio, erano meno numerosi di quanto siete voi stasera, si alza a parlare e dice, mi succede questo, questo e questo. Se non che qui, noi, nella nostra città, non riusciamo ad avere manco un'ambulanza. È possibile mai che non riusciamo ad avere una macchina che ci possa venire incontro nei momenti di difficoltà? Che cosa possiamo fare? La compriamo, non la compriamo? Facciamo una sottoscrizione. Beh sì, ma non basta, facciamo una lotteria, facciamo un teatro, i giovani. Il parroco, io domani parlerò all'omelia, domani è domenica. Mentre stanno parlando così, si alza un signore in fondo. Tutti si girano, la prima volta che lo vedo. Lo so, signori, voi non mi conoscete perché è la prima volta che mi trovo qui in mezzo a voi. Signor parroco, comunque, ha avuto la possibilità di venire a casa mia, abbiamo parlato insieme. Se voi non vi offendete, l'ambulanza la pago io. La paga lei? Che bravo, un applauso gli hanno fatto. E la sera dopo si sono riuniti, c'erano già le scritte viva il Signore. Pensavano tutti quanti ad un bluff, che sarebbe arrivata lì un'ambulanza mezzo scassata, e invece 3-4 giorni dopo un'ambulanza fiammante, e le cose andavano per il meglio. Oddio, gli incidenti avvenivano sempre, però con un fischio. E un giorno quello della 500 doveva sbrigare delle faccende a Conversano e allora ha ritenuto opportuno di partire prima, ed è passato da quella curva pericolosa verso le 6:30, le 7. Si è trovato immerso in un banco di nebbia incredibile, ha perso la tramontana, non ha visto più nulla, è andato a sbattere con il fianco della 500 sulla fiancata del parapetto lì del ponte. Lui è stato sbattuto fuori, meno male che non si è fatto nulla. Allora ha detto, ecco allora la ragione, ecco, andare alle cause. Ecco la ragione degli incidenti. Allora io devo andare dal sindaco e dirgli che proponga perlomeno il divieto di transito dalle ore tot alle ore tot. Esce fuori dalla macchina, si fa un segno di croce per ringraziare Sant'Antonio, si siede sulla spalletta del ponte e vede giù, nella valle, che c'era una fabbrica sorta da poco, con delle ciminiere che mandavano fuori un sacco di smog. E smog allora non è nebbia. Smog è il fumo che esce dalle ciminiere, non è nebbia. Allora qui bisognerà fare qualcosa. Ora ho capito, scende, cerca di andare a parlare con qualcuno delle maestranze, non lo vogliono far entrare. Chi è lei? No, io devo parlare perché devo dire delle cose. Voglio parlare col presidente. Dopo 2 ore di anticamera, finalmente va dal presidente, esce il presidente dal suo studio. Chi era? Quello lì dell'ambulanza. Allora ha fatto... Dice, ma guardi,
Sono felice di incontrare lei, perché con lei io mi intendo. Sa qual è la causa di tutti quegli incidenti per i quali noi abbiamo cercato di trovare una soluzione con l'ambulanza? La causa di questi incidenti è lo smog che esce fuori dalle ciminiere della fabbrica che lei, di cui lei è il presidente, di cui lei è il direttore. Quindi bisogna ammodernare gli impianti, bisogna fare qualcosa. Quello l'ha guardato con lo sguardo gelido come una lama. Lo ha smontato col suo silenzio, ha detto: guardi, lei si deve calmare. Come lei? Lei mi dà. Abbiamo parlato al consiglio, non si ricorda, la Caritas. Senta, lei la smetta di fare così, qui stiamo nell'ufficio e io non transigo. Quanto poi a cambiare gli impianti, non me ne vale neppure. Quello a insistere ancora. E l'altro ha concluso: senta, io di ambulanze ne pago 10, ma non cambio nulla. Capite? È terribile. È terribile. Perché molta gente si accontenta delle ambulanze. Anche con i paesi del terzo mondo, ma andiamo con la destra e ci prendiamo con la sinistra.